Ma ciao a tutti con un'altra storia dal mondo. Ah, questo nostro mondo pieno di sorprese, a volte scioccanti, altre volte invece, beh, lo vedrete oggi. Parleremo di una donna la cui pancia è cresciuta così tanto da pesarle ben 30 kg o più. A volte succedono pure ste cose. Se volete capire il perché, prima di tutto fate un saltino sul canale Telegram ufficiale di sconti per smettere di spendere sempre troppi soldi e risparmiare moltissimo grazie agli errori di prezzo di Amazon e tanto altro. Cominciamo! Quando si è giovani è importante tenersi un attimino in forma e il metabolismo è molto veloce per alcuni e un po' meno per altri. E quindi è un momento fondamentale della vita. Una vita sana fino alla fine è il segreto della longevità, ma le persone con il metabolismo più lento rischiano di diventare grossi e robusti senza accorgersene. No, non palestrati, sfortunatamente. Grossi nel senso con molta pancia in più. E sono uno di quelli. Faccio sempre una dieta ferrea. Perché finché il corpo cresce come si deve in ogni sua parte in modo regolare, va bene. Ma quando la crescita è soltanto in un unico punto, vuol dire che qualcosa non va affatto bene. Per esempio, la donna messicana di cui parleremo oggi aveva un grande problema alla pancia. Si era messa a dieta mangiando i tipici cibi sani, ma nonostante le braccia e le gambe stessero perdendo la massa desiderata, la sua pancia continuava a crescere. Era come se fosse incinta. Aveva solo 24 anni e non voleva assolutamente dei figli. Arrivata ad un certo punto la sua pancia da sola pesava 30 kg, cavolo, e non riusciva né a camminare come si deve né a respirare correttamente e nemmeno a mangiare. Aveva parlato ovviamente con degli specialisti che hanno capito il problema che aveva. Era una ciste ovarica. Le ciste ovariche sono semplicemente formazioni piene di liquido nelle ovaie. Questo liquido può essere fluido o denso e nella maggior parte dei casi creano solo sensazioni di dolore e un po' di gonfiore, ma nulla che non si possa risolvere, e vengono prodotte da cambiamenti ormonali. Ma come già detto, tutto si risolve facilmente di solito, senza creare troppi guai, eppure questa donna ne aveva una dalle dimensioni disumane. 30 kg non sono pochi e spingevano sui suoi organi interni come se stesse per essere schiacciata da dentro. Ogni singola cosa le era difficile da fare. Ma finalmente un dottore si era offerto di operarla e potevano rimuoverle tutto in un'unica lunga operazione. Il dottore incaricato si chiamava Eric Hanson Viana. All'inizio in realtà pensavano di drenare tutto il liquido, ma i rischi erano troppo alti con quel metodo e lo strato di ciste sottile rimanente avrebbe potuto causare altri problemi all'interno. Un'operazione era l'unica soluzione possibile. È durata ben 5 ore. Ore di paura perché non si era sicuri di riuscire a farla tornare come prima. Ma in qualche modo la ragazza è sopravvissuta. Le foto scattate dalla equipe sono veramente impressionanti e non vi consiglio di mangiare mentre le guardate. Era proprio questo bestione a impedirle di mandar giù anche solo un'arachide. 2 giorni dopo finalmente era in grado di camminare più o meno come si deve. E le sembrava di essere in paradiso. Dopo che smetti di utilizzare i tuoi piedi per tanto tempo e all'improvviso puoi di nuovo fare 2 passi, sembra di essere davvero in paradiso. 6 mesi dopo era completamente guarita e le sue cicatrici si erano rimarginate. Ora poteva davvero ricominciare la sua vita. Tantissime donne durante la loro vita hanno problemi del genere, specialmente durante il loro periodo del mese o quando sono incinte. All'inizio sono semplici dolori addominali e poi si trasformano in problemi più seri e dopo ancora se non si fa nulla per curarle diventano gravissimi problemi. Quindi se mai vi capitasse fatelo subito presente a un medico. Questa donna forse è stata l'unica al mondo ad avere una ciste così grande e oggi spero abbiate imparato qualcosa di nuovo. Con questo concludiamo, noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.